Ebbene, cosa succede? Punto primo, ho registrato un intero vlog praticamente senza audio, perché il microfono della Osmo, questo, ok, ha la capsula che non funziona più. Funziona con il suo lavalier attaccato, ma se attacco questo non funziona. Io ho registrato per 3 giorni parlando con nessuno. Ottimo. Quindi, cos'è successo? Con mio figlio abbiamo dovuto allestire questo green screen. Intanto che parlo vi mando clip che vanno, per una ricerca di fine anno. Lui è in terza media e deve fare una sorta di tesina e ha voluto presentarla con un video. Semplice. Fatto e finito questo lavoro, cosa ho fatto? Sono andato in un posto magico, ovvero Monte Bianco, Courmayeur, Skyway. Abbiamo fatto un lavoretto abbastanza veloce, quasi in mattinata, una conferenza. È stato molto, molto, molto divertente. Anche perché mi si è aperta questa prospettiva. Erano anni che non andavo lassù e da là vedo esattamente dove sono nato. Tutti i posti dove sono stato, piccolini, rimpiccioliti laggiù. E mi ha dato da pensare, perché per anni, io l'ho un po' odiata quella situazione. Quando sei giovincello e vorresti le cose che ci sono nelle grandi città, incominci un po' a sentirti stretto in un paesino così piccolo. Col senno di poi capisco che se sono diventato così matto, però è grazie a quel posto magico lì. Veramente l'hai mossa. Eravamo aggressonei, ok. Abbiamo montato tutto quanto, faceva freddissimo. Abbiamo preso 2 sedie a sdraio, con la giacca-vento ci siamo sdraiati al sole per scaldarci un po'. Tu ti sei addormentato, sono passati tipo 2 ore, la temperatura è salita di 20 gradi, stavi con la giacca-vento tutta viola che sudavi. Non avevo il coraggio di svegliarmi. Incredibile. Quanto nero c'è attorno al pixel? Che senso ha avere una roba del genere? Non capiamo con Ivan questo lavoro di design. Cioè, è scomodissimo. Design bocciato.
Finito quel lavoro lì, io ho preso dei giorni per montare un sacco di video. Non ho ancora iniziato, o meglio, ho appena iniziato oggi a montare i video per i Macis. Ho praticamente finito il video per Controvena, quello di mio figlio l'abbiamo finito, i vlog che avete visto ovviamente li ho finiti. Avevo preso un altro lavoro ad Alessandria, consegnato anche quello, e nel mentre abbiamo fatto anche un lavoro in teatro. Quindi nel mentre che ripristino questa situazione qua, io vi mando quello che è successo in teatro, anche se posso raccontarvelo poco, ma le immagini parlano abbastanza da sole. Quindi ci vediamo col laboratorio, no, in ordine no, però troppo potente, Ivan, troppo potente. Sei ancora capace? Vediamo dopo la salita se si punterà. Che rumore farà? Ta 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 ta. Ho già fatto questa cosa e mi sono reso conto che è completamente andato, cioè fino a stamattina quando ho provato funzionava con il lavalier e adesso non va e non riesco a capire cosa sia successo, perché mi è caduta la camera ma non il microfono. Cosa stavamo dicendo prima che mi accorgessi che il microfono era esploso? Che mi sono arrivati degli adesivi e a mandarmelo è lui, Last Action Maker. Grazie mille, millissimo. Vado subito ad attaccarlo in bacheca. Seguitelo perché fa dei progetti molto molto interessanti. E voilà, ma fate degli adesivi piccolinini, così tappo
i buchi buchetti, no? Ho sistemato un pochino le cose qua, non so bene che piega abbia preso questo video perché con questi problemi audio ho poi smesso di guardare le clip perché ho cercato una soluzione, spero di trovarla e di non buttare via tutto. Ho dato un oliatina alle guide dei cassetti perché pensavo di aver fatto io degli errori, invece diciamo che scorrono, che è un piacere. Ma prima di concludere questo pazzo video è tempo di fare un cambiamento. Tac, va là che bello bellino. Quindi ragazzi, è inutile che vi stia a dire e ripetere le solite cose, sapete già tutto. Ci vediamo presto prestissimo, ma probabilmente domani alle 18. Voi statemi bene, bombardatemi di commenti, anche perché sto per lanciarvi un'idea che ci riguarda. Ciao! Ti ho già detto cosa mi piace di te, Ivan. No, vero? Come mai, secondo te? Perché niente, siamo tutti curiosi. Secondo te è timidezza? O mancanza di argomenti? Vuoi un indizio? Non sono timido.